Ecco qui una delle nuove squadre della AC Picchia. Ma dico, non è un'esclamazione, è proprio il nome della vostra squadra. AC Picchia. Perché picchiamo duro. Picchiate duro e si vede già, credo che classifica già volete al primo posto. 9-8-0 è finito. 9-0. Speriamo. Quindi, tutta la squadra. Alla prossima prometto un gol. Anche io che non c'è. Su Claudio colpa mia, lui già fuori squadra. Comunque, ho detto che è una squadra nuova, però vedo alcuni vecchi elementi, tra virgolette. C'è Pittuto che ancora è da tesserare. Qua c'è Tarantino. Lui è il nonno degli AC Picchia. Vediamo tesserato oggi. Mancava il 10 oggi. Poi vediamo qui Tarantino, ex Empire, Messiti commentatore. Poi Runfola, che lo conosciamo come portiere, ma oggi l'abbiamo visto in versione, diciamo, jolly. Com'è? Ottima versione, aggiungere. Invece questi nuovi acquisti, Capitan Messiti, presentiamoli. È una squadra nuova, ma è fatta niente bene. Abbiamo buon difensore Loforti, altro ottimo difensore Francavilla. E in avanti il cannoniere Siracusa, che è già autore di 4 gol. Anche Francavilla vedo come cannoniere. E poi comunque come calciatore anche io sono nuovo come portiere. Comunque, come prima partita, diciamo, partita perfetta è stata. Sì, no? sì, perché senso facile, unico, non partita era senso unico. No, io pensavo essendo però, diciamo, una squadra nuova, potevamo, diciamo, avere dei dubbi su come giocare, non conoscendoci ancora bene. Però le risposte sono state ottime. Obiettivo stagionale? Ma ancora non vogliamo promozione, puntiamo ai playoff. Siamo pure un pochino di pubblicità allo sponsor che ci ha fornito completini. Comunque ringraziamo il signor Circo, 236 euro di completini. Circo si chiama? Sfera Ufficio, pubblicizziamo il posto. Va bene, va bene. Ok ragazzi, che dire? Ah sì, vero. Prossimo turno, Real Brocca. Che hanno fatto? Hanno perso. Vabbè, vinto da quanto? 10-0. 6-0, è finito. Comunque noi, vabbè, noi non pensiamo a queste cose. Noi abbiamo anche Pizzuto alla fine. Esatto, che potrebbe creare molti problemi. Abbiamo perso. Comunque noi pensiamo alle nostre gare, non guardiamo gli altri. Ci vediamo a venerdì prossimo. Ok, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Ciao ragazzi. Ecco qui una squadra, diciamo, tra virgolette vecchia della Serie C, i Rockers. I Rockers che però, diciamo, non riescono a intraprendere la strada della vittoria. Oggi una pesante sconfitta. È stata una sconfitta proprio pesante. Dobbiamo giocare a pallastello. Stiamo intraprendendo la stessa strada di della scorso campionato. Che vinciamo il triangolare e perdiamo il campionato. Beh, comunque ho visto che ci sono degli elementi nuovi, diciamo, ragazzi nuovi che magari potrebbero essere utili alla vostra causa. Infatti oggi i ragazzi erano un po' spenti, ma come tutti, perché abbiamo giocato veramente tutti malissimo. Non c'eravamo con la testa, eravamo un po' spenti. E niente, speriamo di rifarci alla prossima. E che vada molto meglio. Che vada meglio di questa, sicuramente. Poi speriamo i Rockers, l'ombra dei Rockers, perché i Rockers non sono questi, sono quelli del triangolare proprio. Claudio, vedo accanto a te un nuovo acquisto, lo presentiamo. Sì, allora lui è il nostro nuovo acquisto, Marco Scalia, ruolo centrocampista offensivo. Lui dovrebbe essere colui che fornisce gli assist. Ma oggi non è andato, oggi c'è niente, poi è che dà molta sostanza al centrocampo, cosa che non è stata, perché non c'eravamo tutti, proprio forse l'emozione della prima partita del Dinter School, anzi molto probabilmente, ma sicuramente alla prossima ci rifaremo. Prossimo turno affronterete i Borrachos. E chi sono? È una squadra nuova. Squadra nuova che oggi hanno perso. Hanno perso contro il Radio Fatim. Ah! E voi conoscete. Allora, vediamo. Allora, sicuramente vedremo di riscattarci contro questa squadra. Certo! E spero che giocheremo molto meglio rispetto alla partita di oggi, che proprio siamo stati inguardabili sotto ogni punto di vista, dalla difesa in attacco e difesa. Vi volete sbilanciare sul vostro obiettivo stagionale? Allora, il nostro obiettivo dovrebbe essere la salvezza. Però noi abbiamo ancora in testa le partite che abbiamo fatto nel triangolare. Una partita. Però il nostro obiettivo è la salvezza. Però se per caso riusciamo a incamare dalla prossima partita in poi, speriamo di ammirare a qualcosa in più. Ok ragazzi, vi faccio un grosso in bocca al lupo per il proseguo del torneo. Ci vediamo venerdì prossimo, ok? A venerdì prossimo. Grazie ragazzi, ciao.